Andrea Radici, vogliamo spiegare ai nostri telespettatori, anche se magari qualcuno forse sentendo dire allenatore in seconda può immaginarsi quali compiti attendano a chi ricopre questo ruolo, ma che cosa fa in realtà l'allenatore in seconda? Ma molto dipende dal tipo di situazione che trova, dal primo allenatore, e comunque molto dipende anche dal livello di categoria in cui si opera. Nel mio caso ho avuto la fortuna di accedere per questo secondo anno a questa possibilità, e credo che il lavoro da fare sia soprattutto quello di mettere nelle condizioni migliori possibili il primo allenatore in modo da poter sfruttare le caratteristiche dei giocatori. Credo che poi sia importante anche la parte che riguarda le riserve, che solitamente proprio per gioco forza vengono un po' relegate in secondo piano, e la quantità di lavoro in questo caso spetta in modo particolare in campionato al secondo.